Buongiorno a tutti, oggi vorrei fare un ennesimo video orecchini o accessori, perché qui vi farò vedere anche un altro paio di cosine, niente di, cioè, per lo più orecchine come al solito, però ci tenevo perché ho fatto due acquisti e proprio ieri ho ricevuto un regalo che mi ha davvero lasciata a bocca aperta e quindi ho pensato di inserire tutto in questo video. Prima vi faccio vedere le cosine che ho acquistato in ordine di acquisto. Allora, questi, tra l'altro, mi mangio le mani perché questi io non riesco a ricordare assolutamente da dove vengano. Vi spiego, cioè in realtà so da dove vengono, ma non so chi li ha fatti. Sono tre paia di orecchini. Allora, il primo, che è quello più semplice, è questo qui. Hanno tutti il gancino dorato. Il secondo è questo qui, sempre con la stessa base, ma con appeso un carinissimo buffetto. Non so dove sto andando. E l'ultimo, quello più grande, è viola, che ovviamente è il mio preferito. È questo qui. Allora, so da dove arrivano perché, allora, praticamente questi orecchini sono stati messi a disposizione da una ragazza che li produce per un banchetto AISM e quindi io li ho acquistati tramite la mia collega che fa parte del gruppo Giovani AISM di Bergamo. Quello che mi fa mangiare le mani è che questi orecchini erano confezionati singolarmente in dei sacchettini e nei sacchettini c'erano i riferimenti della ragazza che li produce. Ricordo che c'era anche una pagina Facebook. Ma non trovo più quei sacchettini, quindi purtroppo non riesco a darvi i riferimenti della produttrice di questi orecchini. Mi dispiace perché sono molto carini. Se per caso riesco a recuperarlo, magari tramite la mia amica o magari la stessa produttrice passa di qui, chi lo sa, ve lo faccio sapere. Però ecco, questi ci tenevo comunque a farveli vedere perché mi sono piaciuti molto. Oltre che appunto essere stati acquistati per una buona causa. Poi, qualche giorno fa, è un periodaccio per me, è un periodaccio perché il lavoro è davvero arrivato al culmine, del caos, non lo so, sapete, è un periodo di scadenze, però tra un po' si va in vacanza, quindi c'è proprio non lo so, il disastro in ufficio. Ogni tanto esco proprio con la disperazione perché l'umore è proprio a livelli minimi storici. Ovviamente cosa fanno le donne quando sono tristi o quando sono un po' così? Fanno shopping. Quindi tornando a casa, un giorno, qualche giorno fa, un giorno di particolare tristezza, mi sono fermata in un negozietto che è aperto da poco qui a Bergamo. Quindi faccio anche un po' di pubblicità, insomma, do un consiglio a chi magari è di queste zone. In via Pignolo ho aperto un negozietto che si chiama Briciole d'Arte, che è davvero carinissimo. Beh, io mi ci sono fermato ovviamente perché in vetrina avevo visto mille orecchini, cioè come le api al miele, oh, orecchini. Però vendono davvero delle cose, tantissime cose fatte a mano, carinissime. La ragazza che c'era il negozio quando sono entrata, stava dipingendo un ritratto di Ariel, la sirenetta, su un supporto che non ho, in realtà non è che sono stata proprio a spiarla, però ho notato appese alle pareti molte tipo borse di tela o magliette dipinte a mano con soggetti Disney. C'era una maglia con Yzma, le follie dell'imperatore, che era bellissima, e tanti altri gioielli. Piccoli soprammobili, cose che potrebbero andare bene appunto per realizzare delle bomboniere, un sacco di cose. Il negozietto è davvero molto piccolo, quindi magari passandoci non lo notate. Comunque, se siete della zona e passate in via Pignolo Bassa, fateci un salto, se ovviamente se siete appassionato di questo genere di cose, perché hanno davvero delle cosine deliziose. Tornando a noi, allora, prima di tutto ho fatto un acquisto davvero, 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 davvero originale e inaspettato, ovvero questo. Perché insomma, mi sono detta, ce l'hanno tutti, io chi sono? La figlia della serva.
Vabbè, come sapete, io non è che vado molto dietro alle mode, però devo dire che questi braccialettini mi hanno visti su altre persone, mi hanno sempre attirato perché, non lo so, sono carini. Con l'occasione ne ho acquistato anche uno per mia mamma e uno per mia zia, così possiamo andare in giro a fare le gemelline. Mi sono svegliata un po' più scema del solito oggi. Comunque, diciamo che l'acquisto fondamentale sono questi, aiuto, due paia di orecchini. Uno è questo, che è, come potete vedere, il profilo di una farfalla sfumato dal blu al giallo. Io lo trovo davvero molto bello. E poi, per tornare più su una cosa stile etnico, come sapete che mi piace molto, ho acquistato anche questi. Aiuto. Che per me sono molto belli, con perline blu e azzurre e foglioline pendenti. E insomma, spero di non dover passare da quella zona molto presto, perché non so perché ho l'impressione che cadrei di nuovo vittima dell'incantesimo del negozio che mi trascina dentro. Per finire, ultimo ma non ultimo, una sorpresa davvero davvero inaspettata. Ho parlato altre volte delle creazioni di Risa, le creazioni del serpente, perché ho acquistato da lei gli orecchini a forma di Totoro o quelle a forma di Angry Birds. E non mi sarei però mai mai aspettata che lei decidesse di farmi una sorpresa. Ieri mia mamma mi chiama e mi dice: "Ah, c'è un pacchettino per te, ma di chi è?" Gli faccio: "Guarda, io non aspetto proprio niente." E mi fa: "Mamma, qui sotto c'è scritto le creazioni del serpente." Non ho fatto nessun ordine. Quando sono tornata a casa ho trovato un pacchetto pieno di cose con un bigliettino dolcissimo, davvero. Io, ecco, sono un po' orsa in queste cose, però devo dire che, soprattutto visto il periodo, visto che avrei bisogno di staccare davvero, avrei bisogno di coccole, non lo so, mi ha davvero colpito e sono davvero rimasta così, mi si è proprio aperto qualcosa qua. Vi faccio vedere le cosine che mi ha mandato Risa, perché sono davvero tutte carinissime. Allora, un paio di orecchini sono questi. Vediamo se li tolgo, ve li faccio vedere meglio. Molti di voi ormai conosceranno le sue creazioni, spero che le conoscano perché sono davvero molto carine. Questi sono degli allegri arcobaleni cuoricinosi, cuori arcobaleni. Aspettate che mi rimetto a posto, se ci riesco. Poi, aiuto, se riesco a non far cadere tutto, vi faccio vedere altri due paia di orecchini dalle forme astratte. Allora, questi da che parte? Di qua, suppongo. Vediamo, perché c'è un po' di luce e non so dove coprirli. Aiuto, dove sto andando? Ecco qui, con perlina pendente, e un altro paio sempre sullo stesso stile, però più orizzontali, senza perlina. Non so perché, forse sono io che ho dei problemi, però questi disegni mi ricordano un po' quelle decorazioni della mitologia giapponese, tipo le nuvolette. No, solo a me. Vabbè, insomma, comunque le trovo davvero molto molto carini. Poi, come poteva mancare un Totoro? Insomma, io ormai praticamente prima o poi mi troverò la casa invasa di cose di Totoro. Me lo auguro, perché sarebbe davvero molto divertente. Questa so già che fine le farò fare, verrà appesa, verrà appuntata sulla mia fantastica borsa di Totoro. Infatti è una spilla. Del nostro amico. Quindi bellissima, sempre con questi occhi che non sanno bene dove guardare. Poi un anellino delizioso, questo che dovrebbe chiamarsi Relay Kuma, se non ho capito male, che io appena ho visto ho detto: "Ah, guarda, sono andata ad Andrea." Aiuto, da che parte qua? Sono andata ad Andrea e gli ho detto: "Guarda, guarda, adesso ho un anello di Pedober." Vabbè, non è Pedober, è Relay Kuma, è... va bene. Poi un altro paio di orecchini. Allora, anche per questi sono andata a interpretazione, ma beh,
penso che siano così, ecco qua, questi. Immagino che questi siano due, come li chiamano in italiano, i nerini del buio, perché in giapponese non mi ricordo assolutamente come si chiamino, con la loro stellina in mano. Sono dolcini. E poi, probabilmente sembrerò una cerebrolese in questo video, vabbè, lasciamo perdere. E l'ultima cosa, anche questa carinissima, aspettate che se riesco a svolgerla, catenina con un fiocchetto con brillantino di qua. Anche questo, molto molto carino. Stamattina non sapevo decidermi su cosa mettere, ho optato per questi perché fanno un po', vediamo, no, veramente non molto, però fanno, mi sembrava facessero pandan con la maglietta color pastello. E anche perché ho pensato che mettere tutto insieme mi avrebbe davvero reso un po' ridicola, però se avessi potuto l'avrei fatto. E bene, questo è tutto, spero che questo video vi abbia divertito, perlomeno perché è utile, vabbè, insomma, vi lascio tutti i riferimenti sia di Risa, delle creazioni del serpente, sia del negozio. Vabbè, hanno anche un Facebook, Briciole d'arte, quindi comunque poi vi metto un po' di riferimenti qui sotto. Spero di riuscire a recuperare anche i riferimenti della ragazza che fa questi di orecchini. Nel caso poi aggiornerò. Bene, è tutto qui, alla prossima. Ciao ciao!